Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare della storia del prestigiatore pasticcione. Mi capitò infatti di assistere qualche tempo fa ad uno spettacolo di prestigiazione dove c'era appunto un mago che prese il mazzo, cominciò a mescolarlo, poi lo stese bene sul tavolo per far vedere che fosse ben mescolato. Dopodiché chiese ad un primo spettatore quale fosse la sua carta preferita. Lo spettatore rispose 4 di fiori. A questo punto chiese ad un altro spettatore di dire un numero compreso tra 1 e 10 e lo spettatore rispose, se non ricordo male, 7. Allora il mago si mise a contare 7 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voltò la carta successiva. Ma purtroppo la carta preferita dello spettatore non comparì. Allora, per rimediare all'errore, chiese subito un altro spettatore: Beh, allora dimmi un numero tra 10 e 20. E lo spettatore rispose 15. E si mise a contare nuovamente le carte, quindi contò 15 carte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Voltò la carta successiva, ma anche questa volta la carta non era quella preferita dello spettatore. Alla fine però riuscì a rimediare al suo errore. Infatti pensò, bene, il primo spettatore mi ha detto 7, il secondo 15. Beh, la differenza tra questi due numeri è 8. Proviamo a contare 8 carte. E si mise a contare 8 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E alla fine la carta preferita del primo spettatore si palesò. Bene ragazzi, spero che la storia vi sia piaciuta e se così fosse vi chiedo di mettere un like, di commentare, di condividere e di iscrivervi al canale. Ciao, ci vediamo alla prossima!